Allora, siamo qui a Marina di Monte di Procida, ad Acquamorta, con Giuseppe Spinelli, uno degli organizzatori di questo splendido raduno delle 1100 d'epoca. Peppe, allora parlaci un po' di questa giornata. Come tu sai, io sono un socio del Ritz Trajan Spitfire, quindi per meglio descrivere il tutto ti passo il presidente della nuova 1100 Club Italia. Grazie. Allora, innanzitutto un ringraziamento d'obbligo all'amico Giuseppe Spinelli, senza di cui non avremmo potuto organizzare questo raduno, che veramente sembra, anzi è ben riuscito, ben riuscito. Abbiamo avuto l'occasione di visitare gli scavi di Cuma, dopo siamo venuti qui in questa stupenda cornice, in una giornata che più favorevole non poteva essere. Il club raccoglie solo ed esclusivamente le 1100, le 1100-103, dal 53 agli anni 70, ed è un club giovane che ha soltanto 6 anni di vita, ma molto vivace e vitale. Ma quando ci sono amici come Giuseppe Spinelli tutto diventa più semplice. E la location di Acquamorta come la vedete? È favolosa, tra l'altro lavoro in queste parti da 30 anni, la conoscevo già, però è sempre un piacere tornarci, nulla di meglio, nulla di meglio. Io sono il segretario, mi chiamo Boiano, sono di Salerno. Abbiamo raccolto una bella realtà, nel senso che le 1100 appartengono alla storia nazionale, insomma, sono automobili che hanno motorizzato l'Italia, non meno delle 600, delle 500, quindi senza avere un grandissimo blasone, però sono automobili solide, conosciute da tutte, che riscuotono sempre molta simpatia quando giriamo per strada, soprattutto quando veniamo in posti così belli, insomma, in giornate così soleggiate e accoglienti.
Abbiamo delle vetture molto antiche, una addirittura del 48, come la prima che c'è dall'altra parte. È un'antesignana, nel senso che quella è la cosiddetta Musone, è progettata prima della guerra, è costruita fino a immediatamente dopo la guerra e poi è stata sostituita, la nonna delle nostre 1100. Un raduno riuscito benissimo, la giornata ci ha graziati, siamo riusciti a far partecipare circa 30.100 provenienti da un po' da tutto il sud Italia. È stato un bel evento, speriamo di poterlo riproporre anche l'anno prossimo in questa splendida cornice che è quella di Acqua Morta. Grazie. Prego. Non c'è un numero di qui.